tempo non aspetta e ne ha di grattacapi il premier Renzi, in primis sul fronte della questione morale. In cima ai suoi pensieri resta il caso De Luca, che si dichiara estraneo ai fatti ma è pur sempre indagato in una brutta vicenda in cui una giudice e suo marito avrebbero fatto pressioni sul governatore per ottenere, in cambio di una sentenza favorevole sulla Severino, un buon posto in una ASL. Da Renzi è uscita laconica una sola lapidaria sentenza: De Luca, governi se è capace. Bene, non benissimo, visto che la stessa frase usata per silurare il sindaco Marino, ma De Luca, come dire, è di altra pasta e ha già lettianamente chiarito: sono sereno e se mi assedieranno butterò l'olio bollente sulle loro teste. Santa serenità! Ne regalasse un briciolino al governo, alle prese pure con discreti grattacapi sul fronte economico. In primis per il capitolo legge di stabilità. Bruxelles ha appena mandato la sua pagella. I voti dei professori possono essere largamente conforme, 10 e lode, conforme, diremo 7 pieno, non conforme, 4, e poi c'è a rischio di non conformità, 6 meno, rimandati. Ecco, noi abbiamo preso questo, siamo rimandati a marzo. A metterci nei guai il capitolo super deficit, ovvero lo sforo da 17 miliardi su una manovra che ne vale 30, aggravato peraltro da un altro allarme, la crescita. Proprio quando Renzi aveva detto è finita la dittatura dello zero virgola, è arrivato uno zero virgola qualcosa che rischia di mandare a monte tutti i calcoli. Insomma, si cresce meno, ma poco meno del previsto. E poi, con la famosa spending review molto ridimensionata, il governo è pure a caccia di una cosa come 1,5 miliardi di coperture in più, fra fondi per la sicurezza, per il Sud, per l'area Expo e per il Giubileo. E il decreto Happy Days, bellezza, dove poi si troveranno tutti questi soldi è un'altra storia. Se a marzo l'UE darà l'ok, bene, altrimenti guai a noi, perché si profilerebbe il fantasma di una manovra bis, ma saremmo in effetti proprio alla vigilia delle amministrative, elezioni ad alto rischio a Roma, Napoli, Bologna, Torino, Milano e si sa, in Italia o si vota o si fanno le manovre, le due cose insieme non si sono mai viste.